Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, in particolare di quelli che verranno annunciati la settimana prossima. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima e non c'è veramente tempo da perdere. Prima di iniziare però ci tengo a ringraziare Otoji Retro Games, lo sponsor del video, di cui vi parlerò meglio più avanti. Se tra una conquista non violenta e l'altra avete voglia di Retro Games, sapete dove cercare. Tutti i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Settembre è partito col piede giusto per quanto riguarda l'angolo della poracciata e inizierei con una vera chicca per gli amanti dei platform in 3D e probabilmente tra voi poracci ce ne sono parecchi. Humble Bundle propone un bundle niente male che comprende alcuni tra i migliori platform 3D indie degli ultimi anni, tutti riscattabili su Steam a un prezzo irrisorio. Per prenderli tutti basta pagare l'equivalente di quasi 16 euro, considerando i nomi coinvolti, tra cui A Hate in Time, Demon Tarf, Hell Pie e Cow the Kangaroo, per me si tratta di un acquisto obbligatorio. Questo mese la star indiscussa del Game Pass è senza ombra di dubbio Starfield, il gioco più discusso del momento, non sempre per i giusti motivi. Finito il periodo di Early Access è finalmente possibile giocare al titolo direttamente da Game Pass, ma questa non è l'unica novità del mese che secondo me dovreste tenere d'occhio. Il 14 arriverà Solar Ash, seguito e in parte evoluzione del difficilissimo Hyper Light Drifter, mentre il 19, per gli amanti del genere più infame di tutti, sarà il turno di Lies of P, un Souls-like con personalità da vendere. La demo mi è piaciuta abbastanza, nonostante non sia proprio un amante del genere. E possiamo inserire anche Nintendo in questo angolino iniziale, visto che l'abbonamento base dell'NSO si è aggiornato con una corposa selezione di titoli spalmati su più piattaforme retro. Certo, manca un nome d'impatto, però tra NES, SNES e Game Boy Color c'è una selezione molto curiosa di titoli, composta da Kirby's Star Stalker, Joy-Mac Fight, Quest for Camelot e il famosissimo Downtown Neketsu. Qual è il più grande problema di Switch? Il drift? No. Quell'altro? Il costo dei giochi? Neanche. L'hardware datato? No. Il supporto third party? Vabbè, ve lo dico io, se no qui andiamo avanti fino a notte. Il problema di Switch, almeno per Nintendo, consiste nel fatto che la console è facilmente piratabile, almeno i primi modelli, e ogni volta che si avvicina una release importante, questo gioco diventa disponibile nei circoli di pirati e hackers ben prima della release ufficiale. Destino condiviso anche da Mortal Kombat 1, un titolo multipiattaforma attesissimo, ma a cui alcuni utenti Switch stanno già giocando. E se siete impazienti e non volete aspettare l'uscita ufficiale del titolo, potete andare in giro su internet e vedere l'intero roster, compresi anche i cameo fighters. Intanto, in via ufficiale, è stato confermato che dietro la voce di Nitara c'è Charles Martinet, no, volevo dire Megan Fox. Così, de botto, senza senso. E chiudiamo questa prima parte con dei festeggiamenti, facendo un piccolo aggiornamento su due storie di successo di cui abbiamo già discusso nei giorni scorsi. La prima è che Sea of Stars ha raggiunto in tempo record quota 250.000 copie vendute, un obiettivo che, pensate, il publisher sperava di raggiungere entro un anno dalla pubblicazione. Mentre l'altro grande protagonista è Starfield, di nuovo. Phil Spencer ci ha fatto sapere che al Day One il titolo Bethesda ha raggiunto quota 1 milione di giocatori simultanei spalmati su tutte le piattaforme. Considerando che i numeri di Steam ancora una volta si aggiravano intorno ai 270.000 giocatori, possiamo farci un'idea abbastanza chiara di quanta importanza abbia ricoperto il Game Pass in questo lancio fondamentale per Microsoft e Xbox. Poracci, prima di passare alle notizie del giorno vi ricordo che questo video è sponsorizzato da Otoji Retro Games. Sapete tutti quanti che sono un appassionato di retro gaming e collezionismo e proprio per questo sono felice di collaborare nuovamente con Otoji, uno dei migliori e-commerce in circolazione, e vi invito a dare un'occhiata al sito e ai suoi profili social perché vengono aggiornati continuamente con nuovi arrivi e offerte stra-interessanti. Ce n'è veramente per tutti i gusti, dai giochi loose fino ai pezzi più rari e ricercati, e se volete Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato e di permuta. Trovate tutti i link di Otoji in descrizione e mi raccomando, in caso ditegli che vi manda Poro. Ancora un grazie gigantesco a Domenico e Otoji per supportare il canale e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno perché ci dobbiamo riallacciare a quello che ci siamo detti nelle puntate precedenti, perché si torna a parlare di Switch 2 e di Nintendo Direct. In particolare ripeschiamo i rumor riguardanti la next gen Nintendo e quali saranno le sue caratteristiche hardware. Il titolo dell'altra volta ha fatto molto discutere e in tanti si sono dimostrati scettici sulla possibilità di una Switch 2 in grado di raggiungere la potenza hardware di una PS5, e questo è un argomento che mi piacerebbe approfondire
approfondire in un video dedicato, anche perché vi ho letto nei commenti e mi sono reso conto di non aver dato il giusto spazio alla questione. Proprio per questo però sono stra interessanti le indiscrezioni emerse proprio in queste ore. Eurogamer ha lanciato il sasso. Secondo il famoso sito, Nintendo avrebbe mostrato a porte chiuse un prototipo di Switch 2 a degli sviluppatori durante la Gamescom. Poche ore dopo questa notizia, altre testate altrettanto autorevoli come Video Games Chronicle e Good Vibes Gaming hanno confermato di aver ricevuto le stesse informazioni dalle proprie fonti. Quindi non è che stiamo parlando proprio di uno scenario inventato da un tizio random su Twitter, e che è già un buon punto di partenza, ma in cosa sarebbe consistita questa presentazione a porte chiuse? Beh, gli sviluppatori sarebbero stati messi di fronte a due demo tecniche. La prima consisteva in una versione next gen di Breath of the Wild, ottimizzata per sfruttare al meglio le caratteristiche hardware della nuova console. Quindi, immagino, il titolo sia stato presentato con una risoluzione maggiore e un frame rate più stabile ed elevato di quanto visto su Switch. Attenzione però, si tratta di una demo tecnica e non c'è nessun indizio che suggerisca che il gioco verrà ripubblicato nuovamente anche sulla nuova console. Potrebbe trattarsi anche di migliorie ottenibili con un semplice aggiornamento next gen, soluzione che tra l'altro confermerebbe anche la retrocompatibilità con Switch. Ancora più interessante è la seconda demo, che viene però raccontata da Video Games Chronicle. Questa era a quanto pare una versione aggiornata della tech demo in Unreal Engine 5 di Matrix Awakens, quello showcase interattivo pubblicato nel 2021 che serviva a mettere in mostra le potenzialità dell'engine grafico e anche le capacità tecniche di PS5 e Xbox Series X. Questa demo sfrutterebbe appieno tutto il più recente arsenale proposto da Nvidia, con il DLSS attivo, ovvero la tecnologia di upscaling, e anche il ray tracing attivato, con un risultato finale equiparabile a quanto visto su console current gen di Sony e Microsoft. E badate bene, sottolineo equiparabile a, non sto dicendo che Switch 2 sarà potente come PS5 e Serie X, ma che su questo hardware sarà possibile ottenere dei risultati simili, tenendo però sempre in considerazione che ci troviamo su una piattaforma portatile. Ma questo appunto è un argomento che approfondiremo per bene in un altro video. Però se uniamo questi rumor a quanto aveva detto I Am A Hero 2, abbiamo un quadro sempre più affascinante. Non solo Switch 2 è una realtà concreta che si aggira dietro le quinte e quindi un suo possibile lancio nel 2024 è sempre più plausibile, ma inoltre sembra essere un hardware al passo con i tempi, nonostante l'impostazione sembra seguire quella di Switch, ovvero una console ibrida. Voi quindi che ne pensate, poracci, di tutti questi rumor su Switch 2? Ci credete a una console Nintendo così potente? E per chiudere torniamo a parlare di Nintendo Direct, visto che abbiamo avuto praticamente la conferma non ufficiale che la presentazione è prevista per la prossima settimana. Anzi, forse abbiamo addirittura il giorno preciso. Questo perché non solo i rumor ormai si fanno sempre più insistenti, ma diciamocela tutta, si tratta di una previsione non così difficile da fare, ma soprattutto perché c'è stato uno scivolone da parte di un comico e sviluppatore giapponese. Crystal Noda è famoso in Giappone per giochi del calibro di Super Noda Game Party e Super Noda Age World, entrambi pubblicati su Nintendo Switch. Si tratta di giochi che hanno un discreto successo all'interno del solo nipponico e non sono mai usciti dal Giappone, e Noda ha annunciato che il suo prossimo titolo sarà svelato molto probabilmente il 14 settembre. Il punto è che i due precedenti titoli sono stati mostrati durante l'edizione giapponese dei Direct e, considerando il fuso orario, questo significherebbe che il 13 settembre, un mercoledì, un giorno della settimana scelto spesso per ospitare Direct, potrebbe esserci un evento dove questo titolo sarà svelato ufficialmente. Insomma, considerando lo storico di Nintendo, tutto quello che viene detto dai leaker in questi giorni e anche l'affermazione un po' ingenua di Crystal Noda, fossi in voi non prenderei impegni per mercoledì 13. Da lunedì inizieremo col Toto Scommesse. Per rispondere a domande fondamentali come cosa vedremo dentro al Direct, ci sarà lui, l'innominabile... E questo ora c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo o togi tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch, Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
acquario.